Solita Napoli, il più cordiale buon pomeriggio qui dall'esterno dello Stadio San Paolo, l'ultima giornata del campo del girone d'andata Napoli-Bologna, inizio alle 18, ed è anche l'ultima giornata di questo 2018 che ha visto il Napoli protagonista e il Napoli cullare quel grande sogno svanito poi in quel di Firenze a fine aprile. Questo Napoli invece vuole chiaramente allungare rispetto al quinto posto, rispetto alle posizioni Champions, perché la Juve con la vittoria di oggi sembra al momento irraggiungibile, e poi questo 2019 dovrà sicuramente proiettare il Napoli a concentrarsi maggiormente sulle coppe, la Coppa Italia che appunto ci sarà la prima partita il 13 gennaio quando si riprenderà col Sassuolo qui al San Paolo, e poi l'Europa League il 14 febbraio con l'inizio nel sedicesimo di finale l'andata a Zurigo. Tornando alla partita di oggi, ci si aspetta ovviamente qualche cambio di formazione da parte di Ancelotti, che dovrà applicare magari un turnover in virtù delle squalifiche e degli infortuni. Ricordiamo, Koulibaly e Insigne squalificati, al loro posto Mertens dovrebbe appunto far coppia con Arkadiusz Milik, e Maksimovic al centro della difesa con Albiol è ovviamente il favorito, mentre sulle fasce potrebbe esserci la sorpresa Malcui sulla destra, e il ritorno di Goulam dopo i 90 minuti giocati con la spalla, potrebbe esserci nuovamente in campo Fosi Goulam. Per quanto riguarda invece al centrocampo, mancherà Capitan Hamsik, infortunato anche infortunato nell'ultima trasferta di Milano. Al suo posto obiettivamente potrebbe esserci Rocco, ma non è da escludersi la soluzione forse che potrebbe essere la più plausibile, ovvero con Zielinski al posto di Hamsik con Alan al fianco del polacco. Ci risentiremo a breve quando arriveranno i pullman delle due squadre e quando avremo chiaramente notizie certe delle formazioni. A più.